com'è Dio, ma innanzitutto chi è Dio per la nostra vita. Questo corpo offerto per noi, e Gesù ci chiede di viverlo. A Sala Consilina è iniziato l'ottavadio quaresimale micaelico, 8 giorni di venerazione in onore del Santo Patrono, una celebrazione che quest'anno porterà la cittadina salernitana sul palcoscenico nazionale. Domenica mattina, infatti, dalla chiesa di Sant'Anna sarà trasmessa su Rai 1 la Santa Messa presieduta dal Vescovo Monsignor Antonio De Luca. La troupe della TV di Stato ha già iniziato ad allestire l'impianto per la diretta televisiva, che inizierà alle 10.55. Intanto i devoti a San Michele hanno iniziato ad adorare il santo e a popolare le celebrazioni programmate fino al 10 aprile. Giovedì sera la statua è stata portata in processione dalla chiesa dell'Annunziata alla chiesa di Sant'Anna, un lungo serpentone di fedeli che si sono stretti attorno al loro santo patrono. Nell'ambito delle iniziative previste per l'ottavario quaresimale micaelico si terrà martedì prossimo a partire dalle 20 nella chiesa di Sant'Anna un convegno sul culto di San Michele. Così come vuole la tradizione, mercoledì la statua sarà portati in processione nella chiesa della Santissima Annunziata, dove resterà fino all'8 maggio, quando sarà trasferita, sempre in processione, nel santuario sul Monte Balzata, da dove scenderà il 29 settembre per la festa patronale. Intanto a Sala Consilina la chiesa e i devoti si preparano per la comparsa di domenica su Rai 1 con la trasmissione in diretta della Santa Messa, che per l'occasione sarà animata all'organo dal musicista Luigi Ranieri Gargano, enfant prodigio del piano della provincia di Salerno.